La durata è uno degli aspetti più importanti di un contratto di noleggio a lungo termine, uno degli aspetti che va a determinare l'ammontare del canone mensile e dell'anticipo da versare. Il fatto che sia così importante, però, non vuol dire che non possa essere modificata. Vediamo insieme i casi in cui la durata del contratto di noleggio a lungo termine può essere cambiata in corso d'opera. Di norma, un contratto di noleggio a lungo termine spazia da un tempo che va dai 12 ai 72 mesi. Praticamente tutti i contratti di noleggio però prevedono l'opzione di proroga, ossia offrono la possibilità di allungare la durata del contratto. Basta chiedere al noleggiatore, che in questo caso ricalcolerà il canone mensile in base alla nuova durata e al chilometraggio stabilito. Vi sono soltanto due casi in cui la proroga non è possibile. Nel caso si superi il massimale previsto, ossia quei 72 mesi di cui abbiamo parlato prima, oppure nel caso di contratti definiti long run, ossia quei contratti che non prevedono alcun limite in fatto di chilometraggio, sono però più rigidi in fatto di tempo e di solito non possono superare i 48 mesi. Veniamo adesso al caso opposto, ossia quando si ha bisogno di ridurre la durata del contratto di noleggio. In questo caso si parla di recesso anticipato dal contratto. Anche questo è possibile quasi sempre, è però più complicato e di solito prevede anche il pagamento di una penale. La tipologia di recesso varia in base al momento stesso in cui questo recesso viene richiesto. Entro i primi 14 giorni dalla firma del contratto, il recesso è sempre consentito ed è sempre gratuito, è un diritto del consumatore tutelato dalla legge. Il recesso dopo anche i 14 giorni dalla firma del contratto, ma prima della consegna del veicolo, è possibile. In questo caso però c'è da pagare qualcosa. E quel qualcosa di solito corrisponde al 10% del prezzo di listino del modello scelto più eventuali optional. Trascorsi i 14 giorni dalla firma del contratto e ricevuto ormai il veicolo, il recesso si può chiedere, ma in questo caso bisogna aspettare di norma almeno 12 mesi. E in questo caso c'è anche da pagare una penale, che viene sempre indicata al momento della stipula del contratto ed è diversa da contratto a contratto o da società a società. In questo caso la disdetta va comunicata alla società di noleggio per iscritto con 60 giorni di anticipo. Per saperne di più sul noleggio a lungo termine per privati, attiva la campanella, iscriviti al nostro canale e guarda tutti i video della nostra guida al noleggio.